Ciao, Carmen mi ha scritto. Ho capito che tra poco pubblicherai un video sulla fobia degli aghi. Io, meno male, ho superato questa fobia. L'unica cosa che mi preoccupa è come posizionare l'ago nella vena. Ho paura di far male al paziente. Potresti darmi qualche consiglio? Io sono ancora in formazione e, a dir la verità, il prelievo è un mio punto dolente. Per rispondere alla tua domanda, ho chiesto consiglio a infermieri professionisti, o comunque a gente più brava di me. Due italiani in UK sono due infermieri italiani che lavorano in UK. Hanno un canale YouTube dove raccontano delle loro avventure in giro per il mondo. Se vuoi dare un'occhiata, trovi il link al loro canale in descrizione. Mi hanno risposto: personalmente chiedo di guardare altrove, li distrago chiacchierando, faccio finta di non essere ancora pronta e poi nel momento fatidico gli faccio una domanda. Nel momento in cui vedi che stanno pensando alla risposta, infilo l'ago. Ovviamente le solite regole di pelle ben tesa e mano ferma fanno una grande differenza. C'è un altro consiglio che ci danno e questo penso sia piuttosto fondamentale perché è applicabile un po' a tutti gli ambiti infermieristici. Nel nostro lavoro, purtroppo, la paura di far male al paziente a volte va messa da parte. Ci sono dei casi in cui è inevitabile e non esitare è fondamentale. Ma dopo un po' si supera anche quello. Alla fine lo facciamo per il loro bene. Mia sorella lavora come infermiera da qualche anno, a Londra. Le ho chiesto: esistono dei trucchi per minimizzare il dolore nei prelievi? Profondi respiri prima di bucare, continuare a parlare con il paziente di qualcos'altro e farli ridere, farli guardare in alto. Infine, ho chiesto anche a Irene, una studente che si è da poco laureata in realtà, che mi ha accompagnato nella prima settimana del primo tirocinio del primo anno. Le ho posto la stessa domanda che ho fatto agli altri. Mi ha risposto di guardare al paziente, guardare il braccio e scegliere la vena che mi ispira di più. Immagino che questa ispirazione venga fuori con l'esperienza, perché io sono ancora tipo: io credo in te, non mi deludere, vena. Coccoboy ST mi scrive: personalmente, tra le esperienze più impressionanti che ricordo dai tirocini e dalle esperienze lavorative, c'è sicuramente quella di un paziente con ematoma subdurale nel reparto di neurochirurgia. La sua pressione intracranica era salita eccessivamente e per ridurre il problema i chirurghi avevano pensato bene di asportare metà della sua calotta cranica per conservarla in addome in attesa che la pressione scendesse. Risultato? Potevi picchiettare sull'addome per sentire l'osso subito sotto e notare come metà della sua ormai morbida testa pulsasse allegramente, come nei migliori film horror. Oh mio Dio. Immagino che dopo queste esperienze guardare un film splatter sia piuttosto noioso. Che poi, dal punto di vista chirurgico, è una figata. Dr. House. Ricordo di aver letto di un intervento fatto a un soldato che aveva subito una amputazione traumatica di un arto superiore. Mi sembra a causa di un'esplosione. Non potevano riattaccargli subito il braccio perché era partita un'infezione a livello della spalla. Allora cosa hanno fatto? Hanno curato l'infezione con antibiotici, ma per non perdere il braccio, nel frattempo l'hanno attaccato alla regione pelvica, che è molto ben vascolarizzata. Questo in attesa di poter completare l'operazione e riattaccare il braccio al posto giusto, ovviamente. E io mi immagino questo soldato in vestaglia con il braccio a penzoloni tra le gambe. Sydney mi scrive: tu come fai per i libri? Li compri o studi sugli appunti? Tutti i professori si sentono in dovere di dare un testo di riferimento. Io consiglio di spendere il meno possibile perché la maggior parte non servono. I libri universitari costano parecchio. È meglio scegliere quelli che sono veramente utili. Ora, ognuno avrà delle priorità diverse. Se uno, per esempio, è negato in fisica, farà bene a comprarsi un libro di testo di fisica. Però in generale, per tutte le materie, si combina con gli appunti. Io personalmente uso questo atlante qua, che mi è stato molto utile.
non per anatomia o fisiologia in sé, che insomma basta seguire le lezioni, ma per le illustrazioni e le foto che sono davvero utili per creare un'immagine mentale tridimensionale del corpo umano, un'immagine che è fondamentale per superare l'esame, almeno nella facoltà che frequento io. Un altro testo consigliato è un trattato di infermieristica, perché è alla base della professione. Il primo anno è pressoché inutile, ma più ci si avvicina alla laurea, più diventa indispensabile. Ho sentito dire da molti che il Brunner, o Brenner, è il migliore. E il consiglio che comunque darei è: fai riferimento agli studenti degli anni successivi, parla, chiedi consigli, trucchi, fatti passare appunti, dispense, slide, anche libri in PDF e anche consigli su come i professori poi impostano gli esami. Questo ti può essere davvero d'aiuto, per esempio per decidere quali esami dare per prima, se per esempio dare le materie più impegnative per ultime, dando una bella scremata alle materie più facili, oppure fare il contrario. Per concludere, leggo la testimonianza di Paolo Carini. Anch'io il primo anno avevo qualche problemino con i prelievi. In parte penso fosse dovuto a quanto nella mia mente lo considerassi un atto immenso, una responsabilità troppo grande per me o cose del genere. Di conseguenza, ogni volta che mi ritrovavo a dover fare un prelievo, iniziavo a farmi mille pensieri, prevalentemente del tipo: oh cacchio! E se sbaglio? Cosa che ovviamente ogni tanto capita. Alla fine mi sono accorto che ciò che ammiravo negli infermieri quando eseguivano loro i prelievi era la loro naturalezza con cui effettuavano la procedura. Così ho iniziato a considerarlo un gesto più naturale, un po' come diluire la terapia o riempire i deflussori. E niente, con un po' di pratica, perché alla fine la naturalezza e la sicurezza nei gesti la sviluppi solo facendoli più e più volte. Alla fine non solo ho migliorato la tecnica, ma anche e soprattutto, oserei dire, ho imparato a non vivere più quel sentimento di mortificazione interiore per ogni volta che scazzavo una vena. Molto utili per questa cosa i tirocini in area territoriale, soprattutto in PS, più che altro per i CVP, altre bestiacce maledette. Se vuoi condividere la tua esperienza o fare qualche domanda, puoi. Se vuoi condividere la tua esperienza o fare qualche domanda, puoi scrivermi sotto nei commenti o a qualunque dei social che trovi in descrizione. Io sono Ciuffo e vado all'università. E questa è la nuova grafica del canale. Se cerchi qualche argomento da ripassare, li trovi organizzati in playlist sul mio canale. Sempre sul mio canale trovi anche una casella di ricerca che può esserti utile se hai in mente un argomento specifico che ti serve. E questo è tutto. Ciao!